come sapete, ha diversi problemi ed è per questo che me ne devo andare. Ma l'affitto che io pago qui è di... Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, da quando mi sono trasferita di nuovo in Olanda, nei Paesi Bassi, mi chiedete in tanti di farvi un video del genere. C'è un video in cui vi spiego un po' il costo della vita qui, quanto possono costare gli affitti, quanto costano le bollette, la spesa, eccetera eccetera. Quindi oggi voglio dedicare questo video proprio a questo. Quindi mi sono preparata tutto quanto sul cellulare, perché onestamente non mi ricordavo esattamente tutto a memoria, tutte le spese, a parte l'affitto e qualche altra cosa. Quindi appunto iniziamo subito, perché ci sono diverse cose che vi devo spiegare. Partiamo subito dagli affitti. L'affitto è una domanda forse tra le più frequenti. Piccola premessa: io ho vissuto 5 anni ad Amsterdam, come ben sapete, sono tornata poi in Italia, adesso vivo ad Alkmaar, che è una città a 35 minuti a nord di Amsterdam, ma il prossimo mese sto per ritrasferirmi ad Amsterdam, quindi conosco molto bene sia i prezzi di Amsterdam come città, centro e anche periferia, conosco molto bene i prezzi anche delle altre città. Appunto Alkmaar è una città parecchio più piccolina rispetto a Amsterdam, è sempre una città ma parecchio più piccolina. Io sono di Trieste ed Alkmaar è più piccolina ancora di Trieste, quindi però premessa che voglio fare subito: nonostante io mi trovi a 35 minuti da Amsterdam, dalla capitale, che ovviamente è tra le città per quanto riguarda affitti e mutui eccetera tra le più care nei Paesi Bassi, comunque anche qui ad Alkmaar i prezzi non sono affatto bassi, e in questi 5 anni che io sono stata in Italia, tornando, mi sono resa conto di quanto fossero aumentati gli affitti. Ovviamente dipende anche un po' da quello a cui siete abituati voi, nel senso che se abitate nel centro di Milano, nel centro di Roma, città che sono molto costose per quanto riguarda appunto affitti immobili eccetera, probabilmente i prezzi qui non vi sembreranno altissimi. Vi dico subito quanto pago io per l'affitto qui. Notare che sto per trasferirmi, quindi questo sarà l'ultimo mese che io pagherò di affitto qui, dopodiché andando nel centro di Amsterdam pagherò molto di più. L'affitto di questa casa, che è una casa, io sono leggermente, diciamo, 5 minuti fuori dal centro di Alkmaar, sono praticamente in centro, ma diciamo 5 minuti fuori dal centro di Alkmaar. È una casa di 150 metri quadri con giardino, beh, come sapete, devo contare le stanze, 4 stanze da letto, insomma sala da pranzo, molto molto grande e anche relativamente nuova, anche se come sapete ha diversi problemi ed è per questo che me ne devo andare. Ma l'affitto che io pago qui è di 1750 euro al mese, esclusi i costi, di cui invece poi parleremo dopo, e vi devo dire che è anche un buon prezzo. Questo è il prezzo appunto di Alkmaar. Se andate ad abitare ad Amsterdam, volete andare ad abitare ad Amsterdam, dipende molto da dove andate ad abitare. Ci sono zone tutto attorno al centro che ovviamente costano parecchio meno rispetto al centro, 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 sui canali, dietro a piazza, alla piazza principale con il Palazzo Reale, per capirci. Anche qui naturalmente il discorso è molto relativo, nel senso che se vi basta un appartamento piccolino con una stanza da letto, ovviamente andate a pagarlo molto meno rispetto a un appartamento con 3 o 4 stanze da letto più grande con la vista. Naturalmente, per farvi un esempio. Per quanto riguarda gli appartamenti fuori dal centro di Amsterdam, diciamo che si parte dai 1200-1000 euro, se è proprio un appartamentino piccolino piccolino, in su. E vi dico in su per poi arrivare a cifre fino a 20.000 euro al mese. Ci sono delle penthouse che affittano quando viene Rihanna o quando viene Justin Bieber, mi sa che si è comprato lui una casa o veniva in affitto, insomma cose del genere, quindi hanno anche dei prezzi veramente assurdi. Io vado un po' a rifarmi gli occhi a volte e vado a vedere queste case meravigliose, splendide, tipo un po' come quelle di Hollywood, ok? Però ovviamente appunto per degli affitti normali, per i comuni mortali, gli affitti vanno dagli 800-900 per un appartamento molto piccolino fuori centro in su. Per quanto riguarda il centro di Amsterdam si parte dai 2000 euro, forse un pochino meno, però sono appartamenti parecchio vecchiotti che avrebbero bisogno di una bella sistematina e molto piccoli. Se volete una cosa bella si parte appunto dai 1900 euro in su, per arrivare fino ai 3000
anche 4.000 al mese. Per quanto riguarda acqua, luce e gas, ho un abbonamento mensile di 104 euro, quindi 104 euro al mese, non ogni bimestre, che in Italia, se non ricordo male, alcune cose sono a bimestre, qui è tutto mensile e appunto acqua, luce e gas pago 104 euro. In linea generale qui la luce costa parecchio meno rispetto all'Italia. Per quanto riguarda il resto, secondo me le bollette costano un pochino meno, calcolando che io ho una casa molto grande, appunto di 3 piani, sono da sola naturalmente, però ho una casa molto grande, quindi ecco, questo è quello che spendo io. Poi naturalmente, ripeto, dipende dai bisogni di ognuno. Per quanto riguarda invece internet, abbonamento cellulare, io ho scelto l'abbonamento, quindi non ho una sim ricaricabile, ho un abbonamento che mi costa 23,70 euro al mese ed è illimitato. Adesso non mi ricordo se ho 40-50 giga pure illimitato, fatto sta che non li raggiungo mai perché uso anche il wifi di casa, che adesso vi dirò quanto costa, però appunto l'abbonamento sul cellulare non raggiungerò mai il limite di 23,70 euro. Per quanto riguarda invece internet a casa, anche qui, allora diciamo ad Alkmaar ci sono 3 piani differenti, penso anche ad Amsterdam sia lo stesso, poi dipende dal provider che scegliete. Il mio provider si chiama Ziggo e qui ad Alkmaar offre offre internet più veloce possibile. Immaginabile, con il lavoro che faccio ho sempre bisogno di tanti gigabyte in upload, un po' meno in download, ma tanti in upload, visto che carico tanti contenuti, quindi avevo bisogno della linea internet più forte, più potente disponibile qui ad Alkmaar. Ho comunque una connessione velocissima, però appunto non è fibra ottica, e quello che pago di internet, quindi proprio abbonamento, è 66,50 euro al mese. Qui è, anche qui è illimitato, e non mi ricordo i giga perché io sono veramente messa male per quanto riguarda i numeri giga, non mi ricordo niente, so solo che perché me potete dire sì Nicole, io un internet potentissimo di 2 giga e io non ho la minima idea se sia tanto o poco, ok? Quindi su questo non ho più pari idea, so solo che c'erano due o tre diverse opzioni di velocità internet e io ho scelto quella più veloce, ok? Non chiedetemi quanti giga, non lo so, però è molto veloce. Altra cosa che è diversa rispetto all'Italia e che ovviamente mi piace è che quando paghi una bolletta, nel senso, io ho una bolletta da 30 euro, le mie sono domiciliate, nel senso che mi viene automaticamente appunto addebitato l'importo sul conto corrente, però quando vai a pagare una bolletta tu manualmente, è la stessa identica cosa, vai a pagare una bolletta, che ne so, sono 30 euro di bolletta, tu paghi la bolletta e ti viene addebitato l'esatto importo, ti vengono addebitati sul tuo conto corrente 30 euro. Non esistono spese postali, non esistono spese della banca. Poi invece per quanto riguarda la spesa, quindi andare al supermercato costa di più o costa di meno rispetto all'Italia? Dipende. Ci sono alcuni prodotti che costano meno rispetto all'Italia, mi viene da pensare filo interdentale, lo stesso identico filo della Oral-B che io in Italia compravo a 6-7 euro, qui lo trovo a 3, quindi alcune cose costano parecchio in meno. Ad esempio un'altra cosa che mi viene da pensare, vabbè, io lo prendo con la spesa, l'ibuprofene per il mal di testa, ovviamente si può prendere anche in farmacia, ma qui è molto comodo perché puoi ordinarlo direttamente quando fai la spesa. Un ibuprofene generico che ho preso l'ultima volta che sono stata in Italia, e vi parlo del generico, quindi non vi sto parlando del Moment, che come principio attivo è la stessa cosa, sempre ibuprofene, ma vi parlo di quello generico, era 10 euro, qui quello generico costa 1 euro, no, costa 67 centesimi, o 1 euro, 90 centesimi, insomma, però per farvi capire la grossissima differenza. È come se la sensazione che ho io è che qui i beni di prima necessità, come appunto può essere un antidolorifico, uno spazzolino, un filo interdentale, un dentifricio, hai la possibilità di pagarli molto meno. Ci sono poi però alcuni prodotti che costano un pochino in più rispetto all'Italia, quindi dipende, non so a che cosa sia dovuto, probabilmente a cose di importazione eccetera, però appunto alcune cose costano parecchio di meno, altre costano un pochino di più. Per farvi semplicemente l'esempio, perché naturalmente qui poi sta a voi confrontare, dire ah questo lo pago di più qua, questo lo pagherei di meno lì, eccetera. Posso dirvi l'ultima spesa che ho fatto, la spesa totale, e vi dico ne faccio
una barra due al mese. Questa è stata l'unica spesa grossa del mio mese di novembre. Ieri ho fatto un'altra spesa, ma erano proprio quattro cose. Eccolo qua. Allora, il totale era, sì, 272,45, però appunto calcolate che questa è l'unica spesa che io ho fatto in tutto il mese di novembre, appunto a parte qualche piccola cosa fresca che ho preso ieri, però appunto comunque vi metterò magari qui la lista di tutte le cosine che ho preso proprio dell'ultima mia spesa, così riuscite anche magari a vedere prodotto per prodotto quanto mi è costato. Poi, mezzo di trasporto, io qui non spendo nulla perché il mio mezzo di trasporto è la bicicletta ed è assolutamente gratis e ti fa anche molto bene alla salute, però qui è tutto ben adibito per quanto riguarda le biciclette, cioè abbiamo la nostra pista ciclabile, i nostri semafori, abbiamo precedenza sulle macchine. Io non mi accingerei a osare tanto in Italia, perché se lo facessi a Trieste rischierei appunto la vita probabilmente già dopo il primo giro in bici, a parte che da noi è anche un po' più difficile perché qui è tutto piatto, quindi andare in bici è facile. Da noi mi viene da pensare appunto alla mia città natale che è Trieste, abbiamo un sacco di salite e discese. Le discese vanno anche bene, però le salite un pochino, sarebbe un pochino più complicato usare la bici come mezzo di trasporto. Qui è molto fattibile, quindi appunto questo non è un costo che incide perché appunto è completamente gratis. A volte però, se c'è brutto tempo, magari appunto diluvia eccetera, prendo il taxi, più o meno costa come in Italia il taxi. Poi, per quanto riguarda ristoranti, Starbucks, consegna a domicilio eccetera, allora proprio come in Italia in questo momento i ristoranti qui sono chiusi, quindi non è possibile andare a mangiare fuori. Ovviamente si può però appunto andare a prendere per asporto oppure farsi consegnare il cibo a casa, quindi la consegna a domicilio. E i prezzi qui dei ristoranti dipende un pochino, allora in linea generale sono un pelino più cari rispetto a Trieste, poi ovviamente secondo me è un po' più paragonabile con i prezzi di città più grandi. Anche qui ad Alkmaar sono un pochino più cari. Una cosa scioccante per noi può essere il costo della pizza, per esempio, perché un italiano, noi a Trieste la pizza la paghiamo 5 euro, 6 euro, qui la paghi anche una margherita, ecco parlo di una margherita, qui una margherita la paghi anche 12 euro, 13 euro, 15 euro, perché per loro è cucina straniera, quindi è una cosa molto figa per loro, ok? Non è la loro cucina, quindi qui una pasta, una pizza le paghi molto di più, ecco perché conviene preparare tutto a casa e appunto non ordinare tantissimo, a meno che io appunto da quando mi sono trasferita qui cucino molto di più a casa e ordino molto meno, perché il cibo italiano, c'è poco da fare, è il più buono al mondo. Mi dispiace, lo so, sono di parte, per noi italiani è così, però io ho viaggiato in tutto il mondo, vi posso garantire che almeno per quanto mi riguarda il cibo più buono è quello italiano, quindi tendo sempre a cucinare piuttosto a casa, piuttosto che ordinare, perché mi trovo sempre a, cioè cucino cose più buone di quelle che posso ordinare. Niente da togliere ai ristoranti, però almeno qui ad Alkmaar è così. Ad Amsterdam ci sono molti più ristoranti, ci saranno molte più cosine da ordinare, anche molti più ristoranti gestiti da italiani, e quindi lì secondo me ordinerò un pochino di più, però appunto qui ad Alkmaar non ordino tantissimo, quindi adesso vi dirò i totali di tutto, faremo il conto di tutto, però appunto non ordino tantissimo per quanto riguarda appunto cibo, consegna a domicilio eccetera. Ogni tanto il sushi, tenete appunto in mente che è un pochino più caro rispetto all'Italia, o appunto se siete di una città grande tipo Milano, Roma eccetera, secondo me più o meno siamo lì. Ricapitolando quindi tutte le spese, abbiamo affitto 1750 euro al mese, internet 66,50, conto in banca 13,99 euro, acqua, luce, gas 104 euro, telefono cellulare, abbonamento cellulare 23,70 euro, spesa, ne ho fatte due come vi dicevo, una è di 272,45, l'altra è di 50,20 euro, trasporti, appunto il mio mezzo di trasporto della bici è gratis ma ho preso il taxi e il totale è 47,90 euro, ristoranti, appunto consegna a domicilio, Starbucks, tè eccetera, ogni tanto mi vedo con un'amica, facciamo un giro, una passeggiata, quindi ci prendiamo il tè caldo oppure appunto un drink da Starbucks eccetera. Questo mese è anche sushi, tutte le cose che ho ordinato, questo mese 93,20 euro. E poi c'è l'ultima voce che è
shopping che io ho tanto ponderato se inserire oppure no, ma visto che questo è stato il mese del mio compleanno ed ho fatto tanto shopping, tanti autoregali da me per me, preferisco non dire la cifra che è molto grande, perché è una cifra a 5 cifre, ok? È un numero a 5 cifre, però non lo diremo, anche perché onestamente non è una cosa a cui uno pensa quando va a trasferirsi in un altro stato, quanto farò di shopping, quindi non penso che sia rilevante. Se mi seguite lo sapete, se avete visto il mio video sugli autoregali di compleanno, tutte le cose che ho preso si vede online il costo eccetera, quindi potete andare a farvi il calcolo se proprio volete, ma non penso che sia interessante per questo video. Quindi facciamo il totale di tutto il resto, ovviamente con la calcolatrice, perché io non sono assolutamente in grado di fare nessun tipo di calcolo, figuriamoci una roba del genere. Eccolo qua il totale, non so se riuscite a leggerlo, è 2.421,94 euro, appunto senza, ma perché ho sti capelli, senza calcolare il mio shopping pazzo per i miei autoregali di compleanno, che porterebbe questa cifra, lasciamo stare. Quindi appunto siamo poco sotto i 2500 euro. Onestamente non avevo fatto mai il calcolo di quanto spendo, quindi forse potrebbe essere una cosa interessante, intelligente da fare, cioè tenermi i propri conti eccetera. Quindi questo è quanto, spero vi sia stato utile questo video, spero io sia stata in grado di rispondere a tante delle vostre domande. So che appunto in molti volete trasferirvi qui nei Paesi Bassi, non dite Olanda, Paesi Bassi, e quindi appunto spero vi sia piaciuto questo video, insomma anche magari può essere interessante da sapere, no? Quindi anche se non volete trasferirvi in Olanda, ma può essere comunque interessante da sapere. Quindi questo è quanto, e vi mando un bacio grandissimo, vi do un abbraccio forte forte, venite che vi abbraccio fortissimissimissimissimo, e noi ci vediamo domani alle 17:30, ciao!